Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Pietro VRN e oggi avevo intenzione di avviare una nuova mappa. Chiaramente una mappa che conoscete bene è la Italian Rice. Volevo sviluppare una carriera anche qui. Ovviamente ho deciso di fare una serie di modifiche al parco mezzi. Ho rivenduto parecchi mezzi, ho modificato qualcosa qua e là a mio gusto, ragazzi. Innanzitutto ho rivenduto la mietitrebbia, quella della John Deere. Ho preso questa New Holland 790 con relativa lama e carrellino da 7,6 m, ragazzi. Più o meno quella che c'era prima, ragazzi, come dimensione. Ho lasciato il Manitou che potrà tornare utile. Ho preso questo Lamborghini. Questo Lamborghini Explorer per Lamborghini Grand Prix, scusate, per la faccenda del riso con le particolari ruote in ferro che mi occorreranno successivamente. Ho lasciato questo Fendt 700, 724. Ho preso invece un Fendt 1050 per i lavori pesanti, chiaramente. Ho preso anche questa seminatrice per il riso che già avevo utilizzato nella mappa brasiliana, questa seminatrice particolare a girello. Chiaramente non può mancare, imprescindibile nelle mie mappe e soprattutto in special modo in mappe italiane, chiaramente il Fiat Attagri 18090. Ho preso anche il Fiat 682 N4. Per il resto, vabbè, la Spargicalce della Bredal, la Balzelli Cubex, due assi per il letame. Per il resto non ci sono sostanziali modifiche. Ho venduto un altro, uno dei due Cramp. Ho preso il raccoglierba, questo grande della Fendt. Per il resto non c'è niente di nuovo, salvo una coppia di l'aratro della Case, l'arieggiatore questo della Reaper che conoscete bene, lo squalo e l'Amazon Castros per coltivare i terreni, ragazzi. Io direi di... poi un'altra cosa, ragazzi. Ho inserito anche la Precision Farming, che avevo completamente ignorato in altre carriere qui sul canale. L'avevo portata solo nella brasiliana. Ho deciso di, diciamo, fra virgolette, rispolverarla anche qui. E allora, i campi che ho già analizzato sono il 5, il 6 e l'1, perché non intendo chiaramente sviluppare la mia azienda su tutti questi campi, perché sarebbero troppi da dover gestire, quindi prevalentemente al momento mi gestirò questi campi qua, ragazzi. E allora, dopo averli analizzati, tocca chiaramente provvedere a calce e fertilizzanti vari, eccetera. Tocca anche arare, eccetera. Allora io direi subito di mettere in moto il Fiat Agri 18090 e cominciare ad occuparsi di spargere la calce. Chiaramente, nel caso della Precision Farming, di controllare il pH. Quindi agganciamo questo Bredal, andiamo a fare anche rifornimento. Ho preso anche questo carrello, mi servirà poi per trasportare il trattore con le ruote in ferro in campo, ragazzi. E allora, nel frattempo che lo spargicalce si riempie, io direi di cominciare a mettere in moto il Fendt 724, mi servirà dopo per arare il campo, quindi io direi di cominciare a
preparare il Reaper. Che per questi campetti piccoli va benissimo. Per quelli più grandi, chiaramente, ho preso il case Eolo. Perfetto, allora io direi di tornare al 180, perfetto. Un bel carico di calce viva e andiamo a regolare la quantità di pH. Allora, oggi mi occuperò del campo 5 per la precisione, ragazzi. Mi serve la minimappa a schermo per poter gestire queste manutenzioni. Allora, ragazzi, io direi di cominciare a controllare i valori, quindi sì, devo fare sia calce che azoto, quindi fertilizzazione. Per il momento mi dedicherò alla calce, ragazzi. Qui devo fare molta attenzione perché è una mappa con le risaie, quindi c'è tutto un sistema particolare di gestione dei campi. Ciò non significa che mi occuperò solo di riso, ma farò tante altre colture, ovviamente. Avevo un po' trascurato questa mappa, ragazzi. Avevo interesse per altre mappe. Mi sono deciso ad avviarla, a darci un'occhiata e provare, tra virgolette, a farne una serie. Vediamo come va, ragazzi. Dunque, nel frattempo, in tempo reale, i valori tornano positivi, come potete notare. Dalla colorazione, perfetto. Ok, poi successivamente off camera io mi dedicherò agli altri campi, chiaramente. E allora mettiamoci meglio. Ho cercato di ridurre parecchio il parco mezzi iniziale facendo delle modifiche qua e là e ciononostante sono rimasto con una buona cifra in dote chiaramente, che però preferisco tenere da parte per eventuali modifiche alle attrezzature al parco mezzi secondo le necessità, chiaramente. Una mappa che chiaramente devo ancora conoscere perfettamente, almeno per quanto mi riguarda, per cui chiedo venia per qualche piccola disattenzione nella conoscenza di qualche punto vendita. Qualche strada, diciamo che. Quindi devo conoscerla bene questa mappa, ragazzi.
allora, nel frattempo, la fase di pH procede bene e il campo 5 è stato ripristinato. Qui chiaramente scendiamo ben oltre il bordo, ma non importa. L'importante è che le operazioni di manutenzione avvengano correttamente. Qui non mi preoccupo più di tanto, tutto sommato è senza collision la struttura, però noi cerchiamo di evitarla, come è giusto che sia, ragazzi. Perfetto. Adesso tocca arare. Questo lo possiamo portare via, non mi serve più, mi servirà successivamente per gli altri campi. Perché chiaramente in questa mappa tocca ripristinarli tutti, quindi devo necessariamente occuparmi di arare necessariamente tutti i campi, obbligatoriamente, come è giusto che sia, però. E allora, io direi di prendere il Fendt. Perfetto, già avevo agganciato il Reaper e mi dirigo qui sul campo 5. Cominciamo a fare i capezzali e tutto un girocampo, ragazzi. Alziamo anche un po' la visuale, scendiamo le luci e procediamo. Una cosa che attraverso i vari video in rete ho visto che è stata fatta molto bene è il sistema di innaffiamento dei campi. Questo sì, devo dire che su questa mappa è stato ricreato abbastanza bene. Poi lo vedremo chiaramente in seguito quando mi dedicherò magari a fare del riso in risaia, in umido, ecco. Un qualcosa che vi avevo portato nel canale, però in un'altra mappa. Qui però siamo ovviamente in Italia, quindi ha un sapore tutto particolare, ragazzi. Anche se poi alla fine il sistema è identico. Una mappa che, da quello che ho potuto intuire, piace parecchio ed è giocata da tante persone. Questo mi aveva un po' stuzzicato la curiosità, onestamente. Sebbene abbia interesse per le mappe che attualmente porto sul canale con tanto piacere, questa mappa mi incuriosiva, tutto sommato, e avevo voglia di portarvi qualcosa anche sulla Italian Rice. E allora, qui devo fare una cosa, ragazzi, tornare indietro. Fare anche qui un bel
capezzale largo perché mi servirà, ragazzi. Facciamo un'altra passata. Ecco. Quindi due vanno più che bene, ragazzi. E adesso vediamo un po' di mettere in funzione l'aiutante e mi divido un po' i compiti, ragazzi. Non dovrebbe avere nessuna difficoltà. Così mi porto un poco avanti, ragazzi. Quindi lascio l'operaio in azione e prendo questa volta nuovamente il 180, ragazzi. 180 mi servirà questa volta per cominciare a coltivare. Poi comincerò a regolare il tasso di azoto successivamente, ovviamente. Per ora serve coltivare con questa Amazon Castros. Perfetto, allora io direi di vediamo un po'. Sì, partiamo di qua. Facciamo questa piccola porzione. E poi riprendo su e giù. Così lo lascio lavorare tranquillo. Perfetto. Ok. Chiaramente in single player bisogna un po' scendere a qualche compromesso e quindi farsi aiutare anche dall'IA, ragazzi, ogni tanto. Perfetto. E allora, lasciamogli fare magari questa passata. Anzi no. Proseguiamo. Ok. Comunque è una mappa con ottimi, graficamente molto, molto carina, devo dire, ora che la osservo da più da vicino, ragazzi. Sono parecchi dettagli molto, molto particolari che chiaramente simulano proprio la zona del pavese. Dei campi, diciamo, che sono in quelle zone, chiaramente. Andiamo un po' più avanti. Perfetto. Ok. Vediamo un po'. Mettiamo da questa parte e cominciamo a fare tutto il campo, ragazzi. Perfetto. Direi che posso anche togliere questa minimappa, preferisco avere la visuale libera.
qui evitiamo l'ostacolo, anche se chiaramente, come vi dicevo prima, è senza collisione, però cerchiamo di essere un pelino realistici, ragazzi, anche quando facciamo queste piccole cose. Quindi evitiamo l'ostacolo. Ok. Perfetto. Poi successivamente chiaramente effettuerò il controllo dell'azoto, cioè avvierò la fertilizzazione e poi successivamente la fase della semina. Se dovessi decidermi di seminare subito il riso, per fare il riso chiaramente nella risaia, chiaramente andrò ad aprire il condotto dell'acqua e andrò a irrigare i campi per poi, diciamo, passare quella seminatrice a girello che vi mostravo ad inizio video, ragazzi. Se dovessi invece seminare qualcos'altro non è necessario, ovviamente. La mia diciamo curiosità su questa mappa si è però concentrata a parte sul riso, chiaramente, perché è il prodotto, chiaramente il cereale di punta, diciamo, di questa mappa, con questo sistema particolare, ma anche sul corn 2, sarebbe il mais verde, diciamo. Quello per farne esclusivamente mais da trinciato, quindi io penso che privilegerò per il momento queste due colture, però non disdegnando altre colture Perfetto, e allora ancora poche passate e avremo concluso questa prima fase di manutenzione campi. Direi che posso ritenermi soddisfatto, ragazzi. I campi che vengono forniti fin dall'inizio sono veramente tanti e non me la sento di gestirli tutti, chiaramente. Non potendo venderli, pazienza, mi ci dedicherò magari successivamente off camera ogni tanto, così faccio un campo così. Che altrimenti sarebbe troppo problematica dover gestire tutti questi campi da solo. E allora aspettiamo che l'operaio completi la sua passata.
E io mi affianco. Perfetto. Ho notato che ci sono anche delle zone in cui è possibile piazzare dei posizionabili, quindi lì magari per piazzare qualche trincea potrebbe essere una cosa interessante. Che devo anche pensare a un posto dove fare insilato, insomma. Ripeto, cominciando a scoprire lentamente questa mappa, devo osservarla meglio per poter intuire quali sono le migliori location, tra virgolette, per fare una serie di manutenzione, una serie di attività, ecco. All'inizio, quando ho aperto la mappa, c'erano veramente un sacco di mezzi, ragazzi. Ho fatto praticamente una dieta assoluta, ragazzi. Mezzi di tutti i tipi, Valtra, John Deere. Ho deciso di ridurre proprio al minimo indispensabile. Ho tenuto praticamente quattro. Tenuto. Alla fine, diciamo, ho ricavato quattro trattori proprio in croce, proprio. Facendo in modo di avere sotto mano quello che realmente andrò poi ad utilizzare e non avere troppi mezzi, ecco. E allora lui ha finito, io prendo possesso, lo tolgo di qua, che non mi serve più per il momento, e lo lascio qui, perfetto. Riprendiamo possesso del 180, mi finisco questa fase di coltivazione e finalmente anche il campo 5 deve essere solo fertilizzato e poi successivamente, quando sarà seminato, ragazzi. Direi che sono stato abbastanza rapido. Perfetto, ok. Finiamo, alziamo e richiudiamo e torniamo in farm, ragazzi. Perfetto. Direi di parcheggiare tutto sotto al capannone. E
spegnere tutto e dirigersi al centro farm come sempre, ragazzi. Quando tocca finire l'episodio e dedicarmi ai saluti, ragazzi. Spero che anche questa nuova esperienza qui sulla Italian Rise, questa prima, diciamo, incursione su Italian Rise vi sia piaciuta. Al solito vi invito a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale e lasciare pure un bel commento, che fa sempre piacere, e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao ragazzi!